للاحتلال الإسرائيلي هنا في النصيرات. الخراب وأحد الدمار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. מלחמה. Invito a pregare per il Sudan, dove la guerra che dura da oltre un anno non trova ancora una soluzione di pace. Buonasera e ben ritrovati a Guerra e Pace. I fatti più importanti della settimana nella copertina curata da Francesco Esposito e l'ultima immagine erano le celebrazioni di quest'oggi per gli 80 anni dello sbarco alleato in Normandia. Abbiamo sentito tanta retorica, si era detto mai più e invece l'Europa è invischiata in una guerra dalla quale non sa come uscirne. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, torna a dare del dittatore a Vladimir Putin. E a Gaza, come avete visto, ormai siamo a 8 mesi di guerra e una strage al giorno. Ucciso da Hezbollah, un italo-israeliano. Solo chiacchiere, purtroppo, sulla tregua. Penultima puntata di questa sera della stagione di Guerra e Pace. Allora, saluto gli ospiti. Alberto, ciao Alberto, buonasera, ben ritrovato, Alberto Negri. E poi torna, ed è un piacere, Vincenzo Bonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana. Buonasera. Buonasera professore. Collegato via Skype un altro amico di Guerra e Pace, che è Fulvio Scaglione. Buonasera Fulvio, anche a te. Buonasera a tutti voi. Allora, essendo questa la penultima puntata della stagione, della sesta stagione di Guerra e Pace, proviamo a fare un minimo bilancio, no, di queste due guerre che ci riguardano direttamente in Europa, una direttamente e una ai nostri confini. Allora, abbiamo un cartello, cominciamo dalla guerra a Gaza, prego la regia di mandare in onda il primo cartello che riguarda la striscia di Gaza. Sono i giorni di guerra, sono 244, eccolo qua, morti 36.654 palestinesi a Gaza, circa 1.500 israeliani e stranieri tra 7 ottobre e i soldati morti in questi mesi di guerra. Gli ostaggi, ancora 120 nelle mani, si pare siano ancora 120 nelle mani di Hamas, e forse 43 sono morti. I feriti sono quelli che vedete. Insomma, 8 mesi di guerra e una strage infinita, l'ultima in una scuola dell'ONU, più di 40 morti, se pare 45 morti. Un bilancio, Alberto, un primo bilancio di questa guerra. A che punto siamo? Primo, non se ne vede la fine. Secondo, rischia l'allargamento sul fronte libanese. Anzi, Israele è stato esplicito, vorrebbe attaccare il Libano e Biden è intervenuto in queste ore per dire frenate, no? Quindi prospettive di pace ne se ne vedono poche. Il piano che era stato presentato da Biden e che doveva riecheggiare anche quello israeliano non è stato poi, non ha avuto successo, perché prevedeva una tregua temporanea di 60 giorni e poi il negoziato successivo per un cessate il fuoco duraturo e a tempo indefinito. La realtà è che Netanyahu non vuole nessun negoziato con Hamas definitivo, non vuole negoziare con questi, e quindi salta ovviamente anche la tregua temporanea. Per Biden è una pessima notizia. Biden rischia di presentarsi alle elezioni il 5 novembre con due conflitti in corso. Ma se quello ucraino implica, e vedremo dopo, sì, diversi ragionamenti,
Questa guerra è condotta da Israele, cioè dal maggiore alleato degli Stati Uniti, e non essere capace di condizionare il maggiore alleato degli Stati Uniti per una superpotenza è un fallimento. Ma infatti, professor Bonomo, la domanda che voglio girare sulle considerazioni, le prime considerazioni di bilancio un po' di questa guerra a Gaza è questa. Biden le ha provate tutte per fermare la sete di vendetta di Netanyahu? È una domanda, e come ha detto Alberto, lui aspetta il suo amico Trump che ritorni alla Casa Bianca alle elezioni di novembre per continuare la guerra Libano e forse anche con l'Iran un domani, perché è l'unico modo per restare in sella, visto che in Israele, almeno fino a prima di questa guerra, lo volevano dimissionario. Più che provarle tutte, ha provato quelle possibili. In un contesto che vede un isolamento di Israele, in quel contesto, che è il contesto medio orientale, ma un isolamento che oggi, in qualche modo, a livello di opinione pubblica, è anche presente in paesi che sono tradizionalmente alleati di Israele, o il mondo occidentale, parlo di opinione pubblica, non direttamente di governi. Quindi Biden ha fatto quello che è riuscito a fare, nel senso quello che può. Sul volere io direi che c'è un passaggio ulteriore da compiere, e cioè il sistema di alleanze tra gli Stati Uniti e il blocco dell'area penisola arabica è in questo momento, penso, più strategico, e quindi bisogna in qualche modo evitare che il conflitto si espanda. E quindi per evitare che il conflitto si espanda si tollera che ci sia un andare al di là delle semplici misure di autotutela. Perché questa è la situazione reale. Cioè i dati ci dicono che siamo in una situazione in cui si va al di là dell'autotutela prevista come risposta ammessa dal diritto internazionale per gli attacchi del 7 ottobre. Quindi probabilmente anche mancanza di una linea di politica estera alla vigilia di elezioni, perché non è un problema del conflitto che resterà aperto fino al 5 novembre, ma degli effetti successivi del conflitto. E la questione del nord di Israele o del sud del Libano è una questione aperta, ma io credo che ce ne siano anche altre, perché il problema con lo stesso Egitto si riapre, perché la questione del varco di Rafah, che deve in qualche modo essere un collegamento. Hanno annunciato un prossimo incontro, e poi l'arrivo a Teheran di Bin Salman, il principe di Arabia Saudita, che non è una bella notizia per Israele. Questa. Che non è una bella notizia, ma che non è neanche una ricompattazione del mondo arabo-islamico. Certo, perché chiaro, altra cosa. Vedremo, e resta, c'è quindi molta ambiguità in quel mondo. E resta quindi la questione di fondo, e cioè cosa si farà della striscia. Questa è la questione di fondo. Rispondiamo anche a questa domanda, la giriamo a Fulvio Scaglione. Io ne aggiungo una seconda, che poi sentiamo anche gli altri due ospiti. Fulvio, e allora chi fermerà? Cosa fare della striscia, e chi può fermare nelle prossime settimane, ce lo auguriamo, Netanyahu, il premier israeliano? La magistratura, ci sono un po' di inchieste a suo carico, la comunità internazionale, il Tribunale dell'Aia o altro, o la popolazione, perché continua a protestare contro di lui? Io credo che, se parliamo di fermarlo, ci siano solo gli Stati Uniti che possono farlo. Purtroppo gli Stati Uniti non vogliono, forse non possono, ma io sarei più orientato a dire non vogliono farlo, perché ancora poche settimane fa hanno stanziato 26 miliardi di dollari di armamenti per Israele, che non mi sembra particolarmente carente in armamenti, e in più soprattutto c'è da considerare la storia di decenni e decenni, cioè dal 1967 Israele è un paese occupante, ha continuato a occupare sempre più territorio, e gli Stati Uniti, ma anche diciamo in generale la comunità internazionale, non ha mai chiesto il conto di questa politica, e questa politica è arrivata chiarissimamente a fine corsa. È una politica insostenibile, è una politica che può essere proseguita solo immaginando che i palestinesi se ne vadano da qualche parte immaginaria, e infatti quello che si vede a Gaza è che questa non è un'operazione per sradicare Hamas, come dice Netanyahu, perché tra l'altro i servizi segreti americani ci dicono che questo obiettivo è già stato fallito. È un'operazione che ha due fondamentali scopi. Uno è di cercare di cacciare la popolazione palestinese in Egitto, e il secondo è di prolungare il governo di Netanyahu. Per, certo, Netanyahu ora
finché c'è guerra c'è speranza. Chiaro, è chiaro. E quindi, Alberto, chi fermerà Netanyahu? Gli Stati Uniti, dice Fulvio, non vogliono. È così anche per te? Secondo me gli Stati Uniti in questo momento sono un po' inefficaci, perché, signori, gli sforzi diplomatici sono stati molto forti. È un po' non vogliono, perché fermare Israele bisognerebbe che cosa? Bloccare, come diceva prima anche Fulvio, i rifornimenti militari. Ma non solo quello. Siccome la violazione del diritto internazionale da parte di Israele, ma come anche di Hamas, qui abbiamo un esperto. Esattamente, continua e non è da oggi. Una sanzione, abbiamo messo tutte le sanzioni a tutto il mondo possibile e immaginabile, alla Russia, all'Iran, all'Iraq, a qualunque paese che ci circondi abbiamo messo sanzioni, a Israele non lo mettiamo mai, né noi europei né gli Stati Uniti. E c'è comunque su questo un discorso serio, perché io sento continuamente dire, per esempio a proposito dell'Ucraina, la guerra si può fermare solo con una pace giusta. Cosa vuol dire che la vuol pace dire, giusta? Come le bombe giuste. Che vuol dire? La pace è una sola, quella possibile. Forse ce n'è magari dalle possibili una meno ingiusta di un'altra, ma se volessimo una pace giusta per Israele e per la Palestina, quale sarebbe? Il ritorno al 1967, alle risoluzioni dell'ONU. Voi ve la vedete Israele che restituisce i territori che si è inglobato ai palestinesi, che restituisce interi quartieri di Gerusalemme Est, che ammette il ritorno di 4 milioni di profughi di palestinesi? Questa sarebbe una pace giusta, ma una pace impossibile. Quindi... Chiaro, chiaro, chiaro. Aggiungo un altro elemento. La Corte dell'Aia, la notizia di queste ore, che anche la Spagna appoggia Sudafrica, diciamo, contro sostanzialmente il governo israeliano. Può arrivare a qualche cosa di concreto? Io sono del parere che la Corte arriverà a sentenza soltanto a conflitto chiuso. Cioè, le ordinanze che la Corte sta emettendo ci fanno capire che la Corte sta dando degli avvertimenti, perché poi alla fine succederà la stessa cosa che avvenne nel 2012 quando la Corte si pronunciò sulla questione jugoslava, ex Jugoslavia, cioè sull'accusa di genocidio che croati e serbi si muovevano a vicenda. Nel 2012, quando tutto era già finito. Quindi non è quella, io credo, la soluzione, anche se, come dire, tecnicamente la si può auspicare. E quale però, può essere la soluzione? Ma la soluzione può essere soltanto un'implosione all'interno, cioè che ci sia all'interno una forza che sia in grado politicamente di modificare l'assetto di Israele verso l'esterno. Un nuovo governo. Ma dall'altra parte, qui si stanno ponendo i presupposti non per un ritorno alla 217, alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del 67, ma di evitare in futuro la possibilità di parlare di due popoli, due stati. E questo, io insisto su questo aspetto, perché credo che sia una visione che in questo momento l'azione di Israele ha. Cioè portare su un tavolo delle trattative o di un post-conflitto l'idea che due stati non ci possono stare. Non ci possono stare. Certo. Non ci possono stare. Perché chiaramente c'è, da un lato eliminiamo la striscia, dall'altro una presenza dei coloni che è sempre più massiccia, certo. In piena violazione della quarta convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile, o meglio, cambiamento etnico del territorio, cioè chiaramente sono due presupposti che fanno venire meno lo spirito di Oslo. Chiaro, si questo è lo stato dell'arte. Abbiamo citato più volte la guerra in Ucraina, l'avete citata entrambi, pure Fulvio. Allora Fulvio, con te voglio cominciare a fare un bilancio, no, di questa guerra. Abbiamo il cartello numero 2, prego la regia di mandarlo in onda, dove l'unico dato certo, lì avevamo, insomma, a Gaza avevamo un po' tutti i dati, qui abbiamo solo l'unico dato, Fulvio, 834 giorni di guerra, non sappiamo né i morti russi, né i morti, a parte quelli dichiarati dalla propaganda opposta, ma non sappiamo nulla, non abbiamo nulla di certo per quanto morti e feriti. A che punto è questa guerra, Fulvio? Ma questa guerra, secondo me, è un brutto punto per quello che riguarda l'Ucraina, naturalmente, in primo luogo, e anche lo stesso Occidente, perché questa escalation militare, questo provvedimento per cui adesso le armi occidentali possono essere usate anche per colpire in una certa profondità il territorio russo, non è più palesemente una mossa
per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra, è una mossa per aiutare l'Ucraina a non essere travolta. E questo dopo 2 anni e mezzo di impegno e di sacrificio spaventoso degli ucraini di fronte all'aggressione russa è, a mio avviso, non si può definirlo altro che un fallimento. D'altra parte, quanti calcoli e quante previsioni e quanti scenari falliti ci sono dietro le azioni degli occidentali in Ucraina, ormai abbiamo anche smesso di contarlo. D'altra parte, in un altro senso, questa mossa è una mossa obbligata, come dire, logica, per quanto questo termine in questa situazione possa sembrare assurdo, perché le scelte erano sono state due: soffocare subito questa guerra e poi cercare di trattare le condizioni migliori, oppure continuare la guerra e nella convinzione o nell'illusione di sconfiggere sul campo la Russia. È stata scelta la seconda ipotesi e adesso indietro non si può tornare. Il portavoce del Cremlino Peskov, non più tardi di stamattina, ha detto che il Cremlino non vede alcun presupposto per intavolare una trattativa con l'Ucraina. Infatti questo è l'aspetto drammatico, dopo 834 giorni. Il conflitto si sta complicando, no? Come dice Fulvio Scaglione. Adesso gli ucraini sono autorizzati a colpire in territorio russo, hanno già cominciato. Ma non rischiamo veramente la terza guerra mondiale? O è già in essere? L'Europa è caduta un'altra volta nella trappola slava, come durante le guerre dei Balcani, no? Adesso l'agenda dell'Europa viene dettata da Putin, dall'aggressore, da Zelensky e poi un po' dai polacchi. Immaginatevi voi in che mani siamo, ragazzi. E poi adesso vedremo, continua, perché alla scelta strategica devastante che hanno fatto, illudersi che l'Ucraina potesse vincere, no? Certo. E ricordatevi quella terrificante propaganda del mainstream anche da noi, cioè gli ucraini stanno riguadagnando terreno, ma dove? Cioè, noi abbiamo venduto le stesse bugie che sono state vendute in Afghanistan, che poi sono state vendute in Iraq, che poi sono state vendute in Libia e successivamente anche in Siria. Questo ci dovrebbe far riflettere. Ci siamo nutriti di queste bugie e adesso andiamo oltre, perché finito il G7 faranno una conferenza di pace in Svizzera, dove non ci sono i russi, dove Biden non andrà, perché l'ha già detto 1 mese e mezzo fa che non andrà. È abbastanza inutile. E è abbastanza inutile, cosa ci parliamo tra di noi? Cioè, creiamo situazioni ancora peggiori, fino ad arrivare al famoso vertice a luglio della NATO, dove moriranno anche le gesticolazioni di Macron e di tutti gli altri. Stoltenberg, tra l'altro, oggi, capo della NATO, ha fatto marcia indietro, ha detto che i soldati della NATO non andranno in Ucraina perché è arrivato il padrone, cioè gli Stati Uniti, ha detto sta un po' a cuccia. Aggiungo un altro elemento alle considerazioni di Fulvio, professor Bonomo, e di Alberto. Siamo alla vigilia del voto europeo. Il nuovo assetto dell'Europa cambierà atteggiamento rispetto a questa guerra e questa conduzione di questa guerra molto discutibile? Lascerei per un momento il riferimento al dato elettorale che potrebbe venire fuori. Ma già nella situazione attuale, cioè noi abbiamo una posizione europea che in qualche modo è coperta dall'attività della NATO, dal punto di vista del conflitto. Per cui le stesse linee di politica estera o di politica di sicurezza che l'Europa ha in qualche modo espresso sono di fatto larvali, cioè sono limitatissime. Perché? Perché la NATO sta operando. Cioè, è inutile, la NATO dice noi non vogliamo in alcun modo coinvolgerci nel conflitto, ma che ci sia la presenza sul terreno di tecnici o di assistenti, chiamiamoli come vogliamo, come in tutti i conflitti possibili, questo è un dato che non possiamo in alcun modo dimenticare. Quindi c'è questo aspetto. Che l'Europa possa riprendere una linea di politica di sicurezza comune può essere, no, o meglio, è essenziale, ma come la mettiamo rispetto all'idea di un'Europa che diventa custode delle sovranità nazionali? Mi sembra di ritornare indietro alla pace di Costanza, in cui si diceva che c'è rispetto questo al potere, vento, no, al potere unico, no,
gli stati nazionali debbono venire fuori. Cioè, quindi questo è un dato reale che l'Europa... E d'altra parte non possiamo dimenticare ciò che è avvenuto nel contesto proprio dell'integrazione europea, perché l'ultimo colpo di coda di un'Europa che aveva una sua politica in materia di difesa l'abbiamo avuto nella guerra dei Balcani, quando l'allora Unione Europea Occidentale, poi cancellata, inviò le truppe per poter in qualche modo fare da zona cuscinetto come Unione Europea Occidentale, non come Unione Europea. Il momento in cui poi si pose fine, perché? Perché l'Unione Europea doveva assorbire quelle competenze, i dati sono quelli che leggiamo oggi. Un rappresentante della politica estera che di fatto è un rappresentante della Commissione, non di 27 paesi. Certo. Bene, vedremo come andranno le elezioni europee, si vota questo fine settimana, commenteremo insieme nell'ultima puntata della stagione di Guerra e Pace. Ringrazio Fulvio Scaglione e il professor Vincenzo Bonomo, con Alberto ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti e vi lasciamo con Semi di Speranza in Nigeria. Buona serata. Semi di Speranza in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, dove è in corso una battaglia per aumentare il salario minimo dei lavoratori. Nonostante i ricchi giacimenti di petrolio, oltre la metà della popolazione nigeriana vive in condizioni di povertà estrema. Da quando poi è salito al potere il nuovo presidente Bola Tinubu un anno fa, l'inflazione ha peggiorato le cose. Il prezzo della benzina è triplicato, sono rincarate le bollette elettriche e in generale è aumentato il costo della vita. Con un salario minimo di appena 20 euro al mese è ormai impossibile mantenere una famiglia. All'inizio di questa settimana i sindacati hanno avviato uno sciopero a oltranza, il quarto in pochi mesi. Per circa 36 ore è stata paralisi, uffici, scuole, tribunali chiusi, aeroporti e stazioni di servizio fermi, blackout diffusi. Poi il governo ha aperto un tavolo per trattare. Nel giro di 7 giorni bisognerà trovare un accordo tra le parti. La speranza è che si raggiunga un compromesso che permette ai nigeriani di vivere con dignità.